Mi chiamo Gabriele Silvagni, lavoro alla DMO di cui sono presidente, è stato costituito nel 2010, 12 anni fa, e siamo arrivati a Dosan a seguito del binomio che c'era dell'acquisizione da parte di Bobcat, prodotto che conosciamo da tantissimi anni. Dosan è un marchio di livello internazionale, arrivato in Europa tanti anni fa, non eccessivamente conosciuto in Italia. Conosciuto prevalentemente come scavatore dei V, che avevano avuto un ingresso sul mercato dignitoso, e unito al progetto Bobcat, era un progetto di grande espansione del mercato. Le macchine andavano abbastanza bene, è stato un susseguirsi di crescita continua. Noi abbiamo creduto moltissimo nel marchio Dosan. Pariteticamente Dosan ha investito in tecnologie e prodotti dove oggi ha coronato questo successo qui con la serie 7 che ci sta dando grandissime soddisfazioni. L'avvento dei motori Tier 5 della serie 7 delle macchine, in modo particolare macchine eccezionali tipo il 245, che è una macchina che copre il 50% della quota di mercato degli escavatori, oggi ci sta dando grandi soddisfazioni e grandi successi. Speriamo di continuare in maniera così espansiva e decisa. Abbiamo sempre creduto nel costruttore globale. Ultimamente nell'anno 2021 ci ha dato i martelli demolitori sia nelle macchine piccole che nelle macchine medie, ne siamo molto contenti, ne abbiamo venduto una quantità importante e contiamo che venga allargata la gamma anche in modelli per il 30 tonnellate e in su. Siamo molto contenti e orgogliosi di rappresentare il marchio Dosan a tutto tondo. Qui la Romagna è sempre stata terra di motori. Quindi i bambini quando erano appena nati gli facevano sentire i rombi dei motori. La Motor Valley è considerata Modena, ma anche la Romagna non è da meno. In tenera età si parlava sempre, veniamo dalle origini di meccanizzazione agricola e tanti anni fa, 50 anni fa, un'azienda di Ravenna decise di, un costruttore di Ravenna, prima che un'azienda, decise di costruire su licenza i Bobcat di origine Merroe, costruiti in Nord Dakota. Queste macchine qui venivano costruite su licenza perché in Nord Dakota avevano una grande utilità nell'ambito delle macchine agricole. Questo studio qui non va benissimo, come eravamo nell'era pionieristica e si decise di costruire una società che importava direttamente queste macchine. Io ebbi l'onore e la gioia di partecipare a queste macchine qui e iniziamo a importare queste macchine. Quindi nei primi giorni di lavoro proprio l'obiettivo era quello di salire sulle macchine, provarle, rendersi conto. C'è stata un'evoluzione enorme. In Europa si vendevano poche centinaia di macchine. Si inizia a costruire queste macchine qui che spaziavano, oltre che dal mondo dell'agricoltura, spaziavano in modo particolare nel boom dell'edilizia degli anni 60 e 70. Ecco, ne abbiamo venduto veramente tanti. È stato un susseguirsi. Un'azienda che ci ha insegnato un modo di distribuzione nuovo, perché io andavo anche fuori a fare le prove, cose che adesso non si vede più, ma forse in America il classico fuoristrada col camioncino dietro che caricava le macchine e andava a fare le prove nelle fattorie, giubbotto, brandizzato tutto Bobcat e si vendeva la macchina. Da noi c'è sempre stata una cultura un po' diversa, però è stata un'azienda che ci ha dato un grandissimo insegnamento. Io oggi ho una particolare attenzione al mondo del noleggio e non è perché è venuto fuori da una scuola o da una novità, è venuto fuori dall'esperienza mondiale di Bobcat che 40 anni fa ci diceva fate un po' di rental perché è un'attività unita al mondo delle vendite che è molto importante. Oggi in Europa il noleggio sta crescendo enormemente, anche in Italia, che non siamo arrivati primissimi, sta crescendo in maniera esponenziale. In un mercato di circa 15.000 macchine nel mondo delle macchine compatte, la voce noleggio può pesare anche del 30-40%. Ecco. Il legame a Bobcat è enorme, un'azienda che ha sempre rinnovato il prodotto, in modo particolare negli anni di crisi recente, ha ampliato la gamma dei prodotti in maniera
enorme in maniera di coprire dei nuovi mercati e una tecnologia nelle macchine storiche veramente di grandissimo livello. Io l'unica cosa che vi posso dire è che ho 50 anni di lavoro sempre dedicato a Bobcat, ne sono molto orgoglioso e non devo fare altro che ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino nel mondo Bobcat per sviluppare questo progetto. Dozen è un grande marchio, diciamo che la crescita del prodotto Dozen è venuta da progetti industriali notevolissimi, miglioramento della qualità, delle prestazioni tecniche, a 360 gradi con dei processi veramente dedicati al mercato europeo. In giro per il mondo gli escavatori in sagoma avevano i 3 metri, noi abbiamo la necessità ancora di avere i 2,50 m e i 2,55 m. Ci hanno costruito un 2,45 che è veramente una macchina unica, prestazioni eccezionali, macchina pesante, idonea per tutti i lavori. Parte del nostro territorio si svolge in alta montagna e quindi dal Veneto al Friuli questa macchina qui è decisamente richiesta. Ne abbiamo già rinnovato, le abbiamo testate. Macchine che hanno un ottimo comfort, dei livelli di sicurezza notevolissimi. Abbiamo la telecamera a 360 gradi su tutte le macchine grosse. Preferiamo, contrariamente ad altri paesi, ad avere tutte le macchine con impianti originali, dotati di tutti gli impianti possibili, ganci di sollevamento, raddoppio di portate, pompa ausiliaria, tutto quanto quello, tutto originale, e ci viene fornito a delle condizioni di macchine perfette. Ciò ci permette di affrontare qualunque tipo di clientela che ha testato le nostre macchine. Siamo già nella fase che i clienti comprano la terza macchina, la quarta macchina. Ecco. Aver aumentato le quote di mercato con clienti fidelizzati, grazie anche a contratti di manutenzione di full service, qui non si tratta più di fare solamente una vendita, ma si tratta di stabilire delle partnership serie con ogni cliente, perché non è solamente il prezzo. Di case che vengono dall'altra parte del mondo e che durano 2 anni a vendere macchine e poi dopo si autodemoliscono, ce ne sono state tante. Noi siamo la lunga mano del costruttore che vuol dare un servizio sul territorio, un servizio che si deve misurare giornalmente. I nostri tecnici sono preparati, sono formati, abbiamo officine autorizzate fuori sul territorio, abbiamo dipendenti diretti e vogliamo lavorare tutti i giorni per far sì che la nostra quota di mercato, che è un bene comune per noi come DMO e con il costruttore, diano la possibilità di crescere e garantire un futuro non comune. Ecco.